giornata. Come vi anticipavo nel video precedente, nonostante il ritardo, ci tenevo comunque a fare questo video dove parliamo io e Stefi. Vi lascio il link al suo video nel box informazioni e del suo canale, ovviamente. Dei prodotti, diciamo, top perfetti per quest'autunno, anche se ormai direi quasi più inverno per il mio ritardo. Però, insomma, ci tenevo tantissimo a fare questo video perché comunque penso sia utile per conoscere magari dei prodotti che magari non conoscete e per vedere qualche colore un pochino più invernale, autunnale. Vado abbastanza di corsa nella prima parte perché ci tengo a soffermarmi un po' di più sulla parte dei rossetti e delle labbra, che secondo me, diciamo, è dove si punta sempre un pochino di più nell'inverno. Ma voglio iniziare dai blush, dove non posso non citarvi il Make Me Blush di H&M, che insomma penso ormai lo conoscete tutte. È questo trio di blush, è davvero molto molto bello. Io devo dire che ero partita quando l'ho preso, insomma, per utilizzare maggiormente questo, che ha questo color malva molto molto invernale, ma sto utilizzando tantissimo anche questo rosa chiaro, che è un rosa proprio pallidino, che su di me, che sono chiarissima, dà quell'effetto sano, molto molto naturale e carino. Ma senza dubbio il vero, diciamo, il must per l'autunno-inverno è questo color malva, che ve lo faccio vedere, anche se ormai penso l'avete visti tutti. Ed è appunto questo bellissimo colore, come vedete molto molto pigmentato. Infatti attenzione quando lo mettete, perché tanto prendo una servietta, perché comunque è molto pigmentato e bello carico come blush, però è davvero molto invernale, è opaco e ve lo straconsiglio. Altro blush, sempre su questo genere, cioè a me d'inverno piacciono molto i blush un po' così più scuri, meno rosati, è questo qui della Buffed Cosmetics, che vi feci anche vedere appunto nel video relativo, magari vi lascio il link. E questo qui è un velvet matte che si chiama Hunt, ed è questo colore violaceo con una punta appunto di viola mattone all'interno. Molto molto bello, appunto completamente opaco, dà un effetto, una volta steso, un effetto velluto molto molto bello sul viso, ed è davvero un ottimo blush. Diciamo che d'inverno appunto prediligo i colori così un po' più scuri, ma anche i rosati, che sono i miei preferiti, comunque non posso farne a meno. E mi piace tantissimo questo qui, che è l'ornament della nuova collezione di Neve Cosmetics, l'ultima uscita insomma, che è un ombretto, ma io lo uso anche come blush. È un colore davvero molto molto bello perché è un rosa satinato con dei riflessi oro all'interno, e come vedete è davvero molto bello e luminoso, molto pigmentato anche questo, ed è bellissimo sia come ombretto che come blush. E di solito tendo a fare, quando ho un trucco occhi, diciamo, sprilluccichino, metto blush opachi; quando ho un trucco occhi opaco, metto un blush, diciamo, un pochino più luminoso. E a proposito di blush luminosi, adoro questo qui di H&M, il Pink's Blush, che tutte quante, insomma, vedo i vari video, dite che non è molto pigmentato, ed è vero. Ma stratificato a me piace davvero tantissimo, lo metto qui, perché comunque sì, è vero che non è molto pigmentato, è questo qui al lato, ma è questo rosa chiaro molto molto luminoso che a me piace davvero tantissimo. Come vi dicevo, soprattutto se ho un trucco occhi completamente opaco, questi due rosa qui, insomma, secondo me sono davvero molto molto belli. Questo, diciamo, è quello per quanto riguarda i blush, che secondo me sono il top. E passando invece velocemente agli ombretti, pulisco la mano. Diciamo che io mi sbizzarrisco abbastanza, cioè nel senso, se ho voglia di truccarmi di verde, che ne so, non è un colore che è prettamente invernale, magari, cioè io me ne frego e mi ci trucco. Però senz'altro comunque uso colori, diciamo, un pochino più neutri, più invernali, e secondo me il top è questa palettina di Kiko della collezione Street Fashion, è la 01 Harmonic Swing, ed è il top perché appunto già ve la feci vedere, questi colori qui quasi tutti completamente opachi. Quello che utilizzo di più è il secondo, che è questo Tortora.
che è diciamo proprio un bel grigio, un taupe completamente opaco. Ed è davvero bello perché permette di fare tantissimi trucchi, è sfumato bene anche su tutta quanta la palpebra, rimane davvero un ottimo ombretto. E proprio questa palettina in generale è fantastica, vi sto sparaflesciando con lo specchio. E ve la straconsiglio se la trovate ancora in qualche Kiko, ma penso da qualche parte magari la trovate. E uso poi tantissimo sempre di Neve Cosmetics, e questa è la palettina, l'ultima uscita che io ho ricomposto però con i colori che uso di più, e uso tantissimo Smoking, che anche questo è un taupe diciamo un po' più chiaro, molto 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 modulabile diciamo, perché come vedete rispetto a quello sopra è molto più chiaro e quindi va bene per una piega dell'occhio, se lo si vuole mettere su tutto l'occhio comunque. E risulta davvero molto, come posso dire, cioè si gestisce bene come ombretto, perché se volete un trucco più carico basta che insomma andate a stratificarlo un po' e non fa l'effetto brutto sull'occhio. Se volete un effetto molto soft è perfetto, quindi è assolutamente un ottimo ombretto. E mi piace tantissimo, e questo qui Amber di Neve Cosmetics sempre, che uso sia come blush e poi è carinissimo, secondo me usato nella piega dell'occhio, va insomma anche questo molto modulato e sfumato bene perché come vedete è un bel rosso, però secondo me nella piega dell'occhio al posto del marrone e secondo il tipo di trucco ci sta davvero bene perché dà quel tocco in più e natalizio anche in questo momento, e trovo che sia davvero un ottimo ombretto anche perché è un rosso completamente opaco che non è nemmeno diciamo molto semplice da reperire. E infine per quanto riguarda gli ombretti, che comunque c'è delle tipo li farei vedere tutti perché non è che c'è un ombretto che proprio non uso, però un altro colore che uso tantissimo e mi piace tanto è il Color Tattoo della Maybelline nella colorazione 70 Metallic Pomegranate, non so se lo leggete, che è questo colore qui molto molto particolare. Non è opaco questo, è metallizzato con dei riflessi oro all'interno ed è questo colore qui, non so nemmeno definirvelo perché è un viola, ma a seconda della luce sembra quasi un marrone più scuro, con una punta di prugna, con dei riflessi rosa all'interno, cioè è davvero spettacolare questo ombretto. Perché trovo che sia davvero molto invernale e molto carino. Poi i Color Tattoo della Maybelline durano tantissimo e non c'è bisogno di tamponarli con un altro ombretto sopra, sono velocissimi da stendere, quindi anche per un trucco insomma veloce sono fantastici. E ora passerei al punto forte secondo me, perché comunque in inverno secondo me si tende di più a giocare con i colori sulle labbra. Anche perché molte magari fanno trucchi più nude sia per velocità che per comodità, e quindi magari sulle labbra si tende a caricare un po' di più. Io ho un bel pochino di rossetti da farvi vedere. Allora, secondo me, intanto il primissimo, primissimo top proprio per l'autunno è il rossetto di Kiko 914, che ormai sapete tutti essere il dupe di Rebel di MAC. E ve lo faccio vedere, anche se penso che lo conoscete tutte. Ed è questo qui, cioè è fantastico. Cioè, come vedete è davvero bellissimo e vi dico che è molto cremoso, cosa che io adoro avendo comunque le labbra parecchio secche, poi in inverno che ve lo dico a fare. Ha una durata pazzesca, anche se si mangia, si beve, è fantastico. E poi proprio il colore sulle labbra, secondo me è uno di quei colori che sta davvero bene a tutte. E chi ha carnagioni più chiare, più scure, cioè anche io che sono tanto chiara, che di solito non mi ci vedo molto con i rossetti scuri, questo è in assoluto fra i miei preferiti, perché mi piace davvero tantissimo. Poi insomma per quanto viene, li merita davvero tutti, tutti, tutti. Quindi questo secondo me è in assoluto il top. Poi altro rossetto che mi piace moltissimo è questo qui della L'Oreal, che presi all'outlet di Castelromano. Io non penso che questo purtroppo si trovi ancora, perché era di un'edizione limitata che fu diciamo fatta apposta per il Festival di Venezia. E questo è il Color Rich
Color Rich 374. Probabilmente, se avete un outlet L'Oreal nelle vicinanze, tipo Castel Romano, se siete di Roma, lì sicuramente lo trovate. Ma non penso che tipo negli acquestapuoni, limoni, profumerie così e lo troviate perché è un'edizione limitata. Questo colore qui, anche questo rimane molto molto scuro, ma a me piace tantissimo. Il secondo, come vedete, è più scuro, è più bordeaux. Dove sei? Eccolo. E con una punta di viola molto più intenso rispetto all'altro. L'altro ha più fucsia all'interno, come vedete. E invece questo è molto più scuro sulle mie labbra, tra l'altro. Poi ogni volta è una cosa allucinante perché metto il rossetto io, mette lo stesso rossetto mia madre. E ci sono due risultati completamente diversi. Un giorno, guarda, penso vi farò un video apposta su questa cosa, proprio per quanto cambia con la base, insomma, della pigmentazione delle proprie labbra. A me questo diventa di uno scuro allucinante, questo rossetto, che mi piace tanto, ma non è che mi sbatte, però insomma è tanto scuro per la mia carnagione chiara, quello sì. E comunque lo metto solo se ho un trucco occhi molto molto soft e nude, insomma. Mentre sulle labbra, ad esempio, di mia madre non rimane così scuro. E questa cosa è curiosissima, cioè è allucinante. E questo è davvero molto molto carino, come vedete sono due colori altamente invernali, davvero molto molto belli. Poi, sempre sul viola mi piace tantissimo e questo rossettino Essence, che è lo 09 Wear Berries. Diciamo forse fra tutti è anche il meno forte, è questo qui. E anche forse diciamo il più portabile, anche con un trucco occhi magari un pochino più intenso, perché come vedete è questo viola molto chiaro, lilla, insomma, che non ha a che fare con gli altri colori più scuri. Però questa cosa fa anche sì, insomma, che sia un rossetto magari più portabile da giorno, anche se io anche gli altri metto da giorno, onestamente, non mi faccio troppi problemi su questo punto di vista. Poi ho tre cose di neve. Allora, in assoluto, diciamo, quella proprio che uso di più giornalmente è il pastello sfilata, che trovo sia davvero fantastico e assomiglia parecchio al 914 di Kiko, ve lo metto accanto. Come vedete, si assomigliano parecchio. Anche se forse sfilata ha una punta in più di fucsia all'interno, però diciamo che come colore più o meno ci siamo. E poi sempre di Neve Cosmetics, mi piace moltissimo il colore vino. Anche se non so se ve lo ricordate quando ve lo feci vedere, è durissimo da stendere, secca tantissimo le labbra e quindi lo uso insieme a un altro matitone che adesso vi faccio vedere. Allora, ve lo metto qua sotto. Vino è questo bordeaux qua sotto con una punta anche di marroncino all'interno. È molto carino, ma insomma è durissima e non si stende bene. E lo uso sempre in combo con questo matitone di H&M, si chiama Lip Pen. Non ho idea di che. Ah sì, Cherry Lips si chiama, non cercavo il nome, invece c'è il nome. Ed è un matitone che ci prende parecchio con il. Cioè non ci prende molto in effetti a vederlo così, ma se ce lo metto sopra rimane molto carino. È quello che vedete accanto a vino. Ora faccio vedere se ce lo passo sopra. E non altera molto il colore, come vedete, gli dà un effetto gloss e fa sì, insomma, che non mi secchi troppo le labbra e ne prolunghi la durata. Questo, secondo me, è l'unico modo per utilizzare vino perché da sola non riesco proprio a stenderla bene. Sempre di neve e adoro il matitone Due Baci. E io ho il colore incognito ed è quello che vi feci vedere che da una parte ha la matita più fina per tracciare il contorno e dall'altra il matitone rossetto. Vi faccio vedere direttamente il matitone rossetto. Anche questo avevo paura non mi stesse tanto bene visto comunque il colore così scuro, ma devo dire che mi piace tantissimo. A vederlo così assomiglia un pochino a quello della L'Oreal, ma vi assicuro che è più scuro incognito e ha una punta in più di marrone all'interno.
però devo dire che è davvero molto bello, anche perché una volta asciugato e rimane l'effetto matte. A me dura tantissimo, però anche qui ho letto molti pareri discordanti, gente che dura, gente che non. Comunque queste secondo me sono cose molto soggettive, però posso dire che a me dura tanto, mi piace davvero moltissimo, che come vedete ha un bel colore carico invernale. E infine, per quando invece decido di puntare molto di più sugli occhi e sulle labbra, rimango con nude, sto amando alla follia questo lip varnish della Coste, che è un color nude, si chiama, non si chiama, è lo 01 ed è, sembra rosa a vederlo da qui. Come vedete sembra davvero rosa, sembra quasi fucsia addirittura, ma vi assicuro che sulle labbra una volta stese prende praticamente il colore delle mie labbra, rimane un nude davvero molto molto bello, perché tra l'altro sembra anche che le rimpolpa un po', poi insomma non è che ho queste labbrone io, quindi potrebbe servire, e rimane davvero molto molto carino e dura tantissimo. Anche questo una volta asciutto rimane totalmente opaco ed è di quelli che non lascia, diciamo, traccia. Ne manca uno solo. Quando invece, insomma, tipo oggi voglio un pochino più sul rosso, anche se dalla videocamera non rende perché in realtà è molto più rosso, e utilizzo tantissimo questo rossettino di Estée Lauder che ha il 340 Envious, che non si vede nulla, ed è questo mini rossettino qui, che è un rosso, però diciamo non è il classico rosso, è un rosso con una punta di bordeaux all'interno ed è davvero molto molto bello. Anche questo dura tantissimo, anche perché insomma se non durasse non avrebbe senso spendere 38 euro per un rossetto, cioè io non ci rispenderei comunque a prescindere. Questa mini size insomma mi va più che bene. E niente ragazzi, queste diciamo che era la cosa che ci tenevo di più, a farvi vedere i rossetti, perché secondo me sono davvero molto molto belli, e spero comunque vi sia stato utile anche vedere gli ombretti, i blush, queste cosine qui. E ringrazio ancora Steffi per la collaborazione e mi scuso tantissimo per questo ritardo, però purtroppo è dovuto a causa di forze maggiori. E fatemi sapere quali sono i vostri preferiti, i vostri prodotti preferiti di questo periodo, insomma, soprattutto i rossetti, che insomma mi incuriosiscono tantissimo. Detto questo, io vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!